Buonasera, dunque uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani che tra qualche ora potrete trovare in edicola. Però prima presento con me in studio il nostro ospite, Pier Francesco De Robertis, editorialista del QN. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, allora dicevo, la politica è in primo piano, andiamo subito a vedere qualche titolo. Dunque, il mattino di Puglia e Basilicata. Il titolo è su questo: Fratelli d'Italia, Italia sbracò il caso, l'inno nazionale per far ballare la Riviera Romagnola, leitmotiv del Viminale on the beach. Agenda di governo e strategie della Lega decise al papete di Casanova, che dalla sua dipendenza sul Gargano, dopo l'Europarlamento, punta alla presidenza della Regione Puglia come contro Emiliano. E poi la foto: Salvini con Massimo Casanova, titolare del papete di una tenuta da 600 ettari a Marina di Lesina sul Gargano, eletto europarlamentare in Puglia con 65.000 preferenze, il più suffragato nel sud Italia dopo il capitano. Lui ha inaugurato questo ufficio distaccato del Viminale con una comunicazione molto rituale. Lui è un grande comunicatore, vuole apparire, avere una comunicazione di rottura e se ne frega, scusate, di tutti questi commenti, no? Cioè chi si scandalizza perché lui masterizza l'inno di Mameli. Perché ci sono le cubiste, è chiaro che è tutto il rituale, però il successo in questi tipi, in questi personaggi come Salvini, che si pongono come elementi di rottura, elementi di novità, rottura e di novità, è proprio riuscire a proporre una comunicazione diversa da quella che c'era prima. Poi la scelta di Milano Marittima non è per niente casuale, si vota in autunno, si vota in Emilia-Romagna, ma ci sono tutti i bolognesi del mondo, tutti i modenesi, tutti i reggiani, quindi ha proprio preso in un colpo solo tutti quelli che poi in autunno dovranno votare Lega alle regionali. È stata una mossa comunicativamente molto intelligente.